Andiamo a vedere subito qual è il primo intervento. Abbiamo innanzitutto sicurezza degli impianti e certificazioni. Questo intervento risponderà alle seguenti domande. Modificare una macchina. Quando perdo la certificazione CE? Aggiungo una macchina vicina. Quando devo certificare l'insieme? A queste domande risponderà il nostro ingegner Claudio Delaini. Oltre ad essere ingegnere, Claudio è appassionato di certificazione CE di sicurezza dei macchinari, ha una master post laurea in ingegneria forense al Politecnico di Milano, è fondatore del blog certificazioneecie.it e del canale YouTube Claudio Delaini Sicurezza Macchine, oltre ad essere autore di oltre 7 libri sulla sicurezza CE. Benissimo, Claudio, il microfono è tutto tuo. Mi sentite? Buongiorno a tutti. Mi chiamo Claudio Laini, ringrazio Isaac per la presentazione. In verità io sono un appassionato di sicurezza macchine, certificazione, eccetera. C'è chi è appassionato di macchine, di donne, del mare, delle vacanze. Sono appassionato di questo argomento un po' sfigato. Sono stato coinvolto da Ezio Granchelli, da Isaac, del gruppo Cattedra, per parlare di un problema che riguarda tutte le fabbriche, che è la fabbrica è viva, la fabbrica deve seguire l'andamento del mercato, quindi può capitare che tu hai comprato un macchinario 15 anni fa e quel macchinario ti serviva per fare il prodotto A e adesso devi fare il prodotto B, quindi quel macchinario tu lo modifichi. Con la pandemia questo problema è decollato perché certi tipi di prodotti sono spariti. Ma non il prodotto in sé, magari il dimensionamento del packaging del prodotto. Vi faccio un esempio delle farine. Prima della pandemia, le farine venivano vendute ai ristoranti, ai panificatori, eccetera, eccetera, per grandi consumi, quindi il packaging era molto grande. Con la pandemia, molto di questo mercato dei panificatori è sparito. Mi è sparita la telecamera. Hanno avuto il problema di diminuire la dimensione del pacchettino. Solo che cambiare il dimensionamento dell'imbustamento delle farine non è stato banale. Tutta l'automazione che sta dietro a fare o grossi big bag o fare small bag non è la stessa cosa. Oppure un altro problema di cambio è stato passare da tutte quelle boccettine di saponi che si usano negli alberghi quando si fanno le docce. Quel mercato è sparito di colpo. Quindi quei clienti hanno iniziato a fare riempitrici di ammucchina, perché l'igienizzante era una cosa non richiesta, richiestissima a marzo-aprile. Possiamo pensare a chi produceva TNT e dal TNT faceva nascere i dischettini per degli struccanti. Avete presente i dischettini delle donne che servono per pulirsi il viso? No? Quelli sono fatti in TNT. Sono esplose le mascherine, quindi tutti quelli che facevano, ed è sparito il mercato del rossetto, del fardo, dei trucchi, perché le donne non andavano più in ufficio, poi mettendosi la mascherina non si vedeva più il sotto. Quindi si sono convertiti da fare i dischetti a fare le mascherine. E posso continuare così all'infinito, è stata un'evoluzione incredibile quello che è successo da marzo in poi, e sta continuando. Perché il numero dei lotti dei miei clienti sta drasticamente calando, quindi ho clienti che dicono: prima ci mettevo 2 giorni a fare un attrezzaggio, adesso devo metterci al massimo 8 ore, al massimo 5 ore, perché non faccio più dei lotti enormi per grosse commesse, ma faccio tanti lotti piccoli. E quindi la sicurezza che accettavo intrinseca della linea non va più bene, perché mi rallenta troppo. Quindi devo bypassarla, ma se la bypasso perdo la certificazione e accetto un rischio e io non voglio accettare un rischio. Quindi coinvolgo il costruttore per modificare la linea e così via. Da questo problema vero che io trovo nelle fabbriche che frequento, sono nate queste 2 domande. Sì, meglio fare così perché così è un insulto. E quindi quando perdo la certificazione CE, come faccio a non perderla? Poi ci sono quelli che sono esplosi a livello di produzione, perché tutti quelli che facevano TNT Meltblown sono esplosi, quindi hanno allungato le linee, hanno revampato, hanno sbottigliato. E quindi tutte quelle situazioni lì,
come faccio a certificare l'insieme dove c'è un po' di vecchio e un po' di nuovo? Chi è che si prende la responsabilità di unire il vecchio e il nuovo? Perché non è che le macchine vecchie le butto via. Se le macchine vecchie funzionano, io continuo a usarle. E quindi unisco macchine, recipienti in pressione degli anni che furono a impianti del 2021. E chi è che ha il coraggio di prendersi una responsabilità del genere? Poi con il 110% del bonus edilizio è esploso tutta quella storia lì, dei cappotti, il rinnovamento energetico dell'edilizia, quindi tutto il mercato del cartongesso, tutta la lana di vetro, tutte quelle fabbriche che fanno quei prodotti lì sono esplosi. E io sono vissuto in questo mondo strano dove ho avuto dei clienti che sono spariti, perché semplicemente il mercato gli è sparito da sotto i piedi e quindi si sono trovati di colpo da 1000 a 0. E quindi grattandosi la pera diceva, vabbè, però possiamo fare, sai, quando i tecnici vuoti, tu gli riempi il tempo. E gli riempi il tempo con quei progetti che non sei mai riuscito a portare avanti. Quindi hanno contattato altri miei clienti che fanno macchine, hanno riprogettato magari la fabbrica. Oppure ho avuto altri clienti che si sono convertiti, hanno preso l'onda e sono decollati. Tutto questo però sottintende una capacità di reagire al cambiamento che è comune alle imprese italiane che frequento io e che però è limitato, deve essere contestualizzato in un rispetto della sicurezza, che nessuno si faccia male. E quindi come si fa? Ed è questa la domanda, come si fa? La risposta è molto pratica. Prima cosa si fa e basta, perché tanto nessun imprenditore lo fermi, lui lo fa. Quindi tu devi accompagnarlo nel garantire la sicurezza degli operatori, safety first. Quindi, però non c'è sicurezza se non c'è pagnotta. Se l'imprenditore non guadagna, non riesce a pagare gli stipendi. E gli stipendi, se non arrivano, la gente se ne frega della sicurezza. Quindi la produzione e sicurezza si devono sposare, non si devono scontrare. Quindi partiamo dall'ABC. Io ho una macchina X che produce questi oggetti qua, questo è il mio portafoglio, per intenderci, no? Se io dal portafoglio passo a un'altra produzione, io esco dalla destinazione d'uso. La certificazione CE io la perdo. Lui perde la certificazione CE perché esce dalla destinazione d'uso. Io ho costruito questa riempitrice per riempire bottiglie d'acqua. Ho costruito questa riempitrice per riempire bottigliette di sapone. Quindi non ho atmosfere esplosive. Se io ci metto un gel igienizzante con un po' di alcol dentro, da quel gel esce un'atmosfera esplosiva, quindi devo mettere un sistema di aspirazione, devo applicare una direttiva che si chiama ATEX. Quindi la certificazione la perdo. Come faccio a non perderla? Rifaccio una valutazione del rischio, coinvolgo il costruttore, coinvolgo un altro costruttore che mi generi una cappa di aspirazione dell'atmosfera esplosiva, così la macchina che sto da cui sto modificando il prodotto da lavorare non perdo la certificazione. E mantengo un ambiente no ATEX, perché l'aspiratore con i ventilatori aspira via tutte le atmosfere esplosive. L'aspiratore, il collettore dei fumi delle atmosfere esplosive, deve essere lui certificato ATEX. E quindi c'è un progetto di modifica con una valutazione del rischio, un fascicolo tecnico, una nuova dichiarazione di conformità che mi garantisce la sicurezza. La stessa cosa succede, devo revampare, sbottigliare, devo allungare una linea. Però un po' di macchine vecchie e un po' di macchine nuove. E dipende come va, perché ci sono delle volte, applicando la legge in modo, come si dice, pedissequo, uno dice, è una nuova emissione sul mercato, devo certificare CE tutta la nuova linea. Poi c'è la pratica, che dice, il fascicolo tecnico di cosa hai fatto? Disegni e schemi. Se la macchina è tanto vecchia, disegni e schemi, non è detto che ce li abbia tutti. Calcoli. Se la macchina è fatta da un altro, non è detto che abbia i calcoli. Una valutazione del rischio intrinseca di ogni macchina. Ma se la macchina è senza CE, non è detto che li abbiano fatti. Magari il costruttore non esiste neanche più, magari non c'è neanche più la targhetta. I manuali di tutte le macchine ci sono, non ci sono, non ci sono sempre. Se mancano dovrei farli. Una descrizione dell'intera linea, quella la creo. E così via. Quindi il fascicolo tecnico che comprende le vecchie macchine, faccio fatica a farlo. Quindi di fatto mi trovo nel limbo. O faccio una marcatura CE finta, perché faccio un fascicolo tecnico non vero, oppure faccio un allegato 5
non perfetto in cui valuto il rischio e dico: ha rispettato tutti i requisiti di sicurezza, ma è di una nuova emissione sul mercato. Qualunque delle due strade scelgo non è perfetta. E in base a quale motivo scelgo una strada piuttosto che l'altra? Alla preponderanza, se è tanto più nuovo con qualcosa di vecchio, se è tanto vecchio con qualcosa di nuovo. Perché se mi manca tutto, non posso fare una marcatura CE. Se invece mi manca qualcosina di qualche macchina i cui rischi totali li riesco a contenere nell'insieme, posso fare una marcatura CE. Quindi è una valutazione che faccio di caso in caso. E se invece ho una linea marcata CE, quindi post 96, anche post 2008, bellissima, ma gli cambio l'imbustamento finale. Cioè, da sacco grande di farina passo a sacco piccolo di farina, quindi cambio la nastratrice, cambio la scatola, però tutto il resto è uguale. Cosa faccio? Devo ricertificare tutto, devo rifare tutto da capo. Anche qui non è detto. Coinvolgo il costruttore, coinvolgo il costruttore della nastratrice, dell'inscatolatrice, dell'insacchettatrice, di quello che sto modificando, e unisco le due certificazioni. E non è detto che lo certifico io utilizzatore, potrebbe certificarlo l'impiantista che unisce le due linee. Chi è che può certificare CE una macchina o una linea? Chi ha progettato, quindi la studio di ingegneria. Non è un consulente, è uno che ha fatto tutti i calcoli, tutti i disegni, tutti gli schemi, una valutazione del rischio che può essere ASO, PFMEA, FMECA, 1200, tutti questi termini acronimi strani. E ha valutato l'insieme, ha fatto tutti i calcoli, disegni, ha visto che questo funziona con quell'altro. Oppure chi altro può marcare CE? Chi ha realizzato la linea? Quindi che ha messo giù i cavi, ha unito le macchine, ha fatto il quadro, ha fatto il sistema di comando, ha fatto il software. Chi ha realizzato il cervello della linea e ha fatto le modifiche reali alla linea? Perché io perdo la CE quando faccio modifica sostanziale. Chi ha fatto la modifica può marcare CE di nuovo. Terzo caso che può marcare CE è chi la usa, chi la mette in servizio, quindi l'utilizzatore. L'utilizzatore di solito usa due voci per marcare CE, o perché l'ha progettata, è lui che ha scelto quali macchine funzionano con che cosa, o perché è lui che la mette in servizio. Quarto e ultimo caso, chi la vende per la prima volta. Queste sono le quattro ruoli che possono marcare CE. In questi quattro ruoli, se notate, non c'è il consulente. Io non posso marcare CE. Alcuni consulenti firmano, perché devo pagare le bollette da così, inventandosi che loro sono delegati dal costruttore. Perché nell'allegato 2 della direttiva della macchina c'è scritto su delega del fabbricante. Però... cioè, se io firmo una cosa di cui non ho il fascicolo tecnico, non ho niente, io solo ho fatto delle chiacchierate con l'ufficio tecnico, ho fatto un controllo visivo funzionale per questa allata, ma mica ci ho messo le mani, mica ho fatto i calcoli, che valore ha quella firma lì? Perché la delega dovrebbe essere con i poteri organizzativi, cioè io controllo e organizzo l'officina che fa le cose, l'ufficio tecnico, entrambe, e poteri di spesa, io decido se spendere di più per una sicurezza maggiore o di meno per una sicurezza inferiore. Io consulente non ho questi poteri, non ho nessuna scelta di questa cosa qua, io do dei consigli. Quindi la mia firma, al momento in cui varrà, che è dopo un infortunio, se io la trovassi la contesterei. E quindi chiamerebbero sia chi ha firmato, sia il costruttore, il datore di lavoro in ogni caso. Quindi il datore di lavoro viene preso dentro lo stesso. Perché non si sa poco di questa cosa? Perché per fortuna è una cattiva abitudine rara. Quindi, riavvolgendo, le due domande erano... aspetta che vado a rileggermene. Eccola qua. Modificare una macchina. Quando perdo la certificazione CE? Perdo la certificazione CE quando faccio una modifica sostanziale, che è velocizzo la macchina, aumento la produzione, cambio la destinazione d'uso, al posto di fare il prodotto A faccio un prodotto B che aggiunge dei rischi, cambio il modo di attrezzaggio e setup della macchina, da 48 ore passo a 8 perché eludo tutte le protezioni. Questo ti fa perdere il CE. Se invece io rimango nella stessa destinazione d'uso, rimango nella stessa produttività, non aggiungo rischi, al massimo aumento la sicurezza, quello non mi fa perdere il CE. Quello mantiene il CE, ma però... per essere sicuro di aver fatto una cosa fatta bene,
devo fare una relazione in cui dico io ho fatto queste modifiche per questi motivi e mantengo la certificazione CIE in questo modo. E se metto una macchina vicino a un'altra, è una linea o non è una linea? Perché anche questa cosa qui è nata in questo periodo. Io metto una nastratrice, sapete quelle scatole, quelle che prende il cartone e ci mette sopra lo scotch, no? Alla fine della linea c'è il pane che scende giù, viene calato nei cartoni, poi con il nastro trasportante arriva una nastratrice. Prima non c'era, ce l'ho aggiunta, perché ne è aumentata la produzione. Quella mi crea una linea o no? Come faccio a capirlo? Le variabili sono più di una. La più semplice, cioè un unico sistema di comando. Io do un unico pulsante, avvio tutto, compreso la nastratrice, fermo tutto, compreso la nastratrice. Devo camminare tanto e ogni macchina devo avviare con il pulsante di avvio? Probabilmente non è una linea. Seconda variabile. Un pezzo va da solo per tutto il percorso di produzione. Se a un certo punto ci deve essere l'intervento umano che sposta il pane dalla macchina 1 alla macchina 2, quella non è una linea. Se invece va da solo ed è tutto sincronizzato, quella può essere una linea. Guardate bene, non basta, eh? Cioè bisogna avere più queste variabili, bisogna averle quasi tutte. Terza variabile. Io ho dei buffer in mezzo alla linea. Cos'è un buffer? È un luogo di accumulo che mi permette di far andare la macchina indietro perché la macchina dopo è spinta. Quindi ho tanti ballerini nel tessile, ma anche nella cosmetica, nella farmaceutica, li ho visti, dove metti tutti il packaging, che accumulano i prodotti. Quell'accumulatore toglie la sincronizzazione tra la macchina finale e la macchina precedente. E quindi non sono completamente sincronizzate grazie a dei sensori automatici. Quello potrebbe togliere la possibilità che sia una linea. Quarto e ultimo punto, l'emergenza. Ho un'emergenza che ferma tutto, un'emergenza che ferma una zona, è una linea. Se è un'emergenza che ferma ogni singola macchina, forse non lo è. Però lì è anche vero che l'emergenza non può fermare tutto sempre, perché magari creo dei rischi nuovi. Se sono in un'atmosfera esplosiva, il fatto di togliere con i ventilatori di aspirare via l'atmosfera esplosiva, io non posso fermare il ventilatore si deve fermare dopo che è stato tolto il pericolo. Oppure se ho una taglieria che fa spostare i coltelli e ho una protezione che mi protegge dalla taglierina, non lo so, sto inventando, devo valutare cosa mi conviene fermare e quando. Le classiche lame che girano hanno un'inerzia. Ci sono delle macchine che ci mettono 20 secondi a fermarsi, quindi la porta si deve aprire dopo 20 secondi. Ci sono delle macchine che hanno un inverter che ferma la lama subito, ci mettono 3 secondi. Ci sono delle macchine che hanno un sensore che legge la fermata della lama. Ci sono delle macchine che non leggono e vanno con un timer. Tutte queste cose qua vanno analizzate caso per caso, quindi non vi posso dare la ricetta, però vi devo dare le linee guida. E le linee guida sono queste. Io compro una macchina, uso una macchina per fare una cosa, finché di solito l'hanno fatta per costruirla, per usarla quel coso lì. A livello produttivo è quasi perfetta. La sicurezza ci badano, non ci badano, però l'accetti e va bene. Poi arriva il cliente grosso e dice, senti, tu non fai più questa cosa, ma fai quest'altra. Tu hai quella macchina lì e devi usare quella macchina lì, perché anche se ne ordini un'altra, magari ci mettono 6 mesi a mettertela giù. Magari ci mettono 2 anni, perché la progetti, la fai, fai lo spazio. E cosa fai in quei 2 anni? Devi prendere il treno e cambi la produzione. Cambiare la produzione ci devi pensare. Cambiare la produzione devi dire, sto generando rischi nuovi con questo prodotto diverso? Sì o no? È molto banale. Se è sì, devi risolvere questi rischi nuovi. Magari basta l'addestramento, magari bisogna fare una modifica alla macchina, magari bisogna coinvolgere il costruttore della macchina per chiederglielo, perché tu non sai tutti i rischi che ha la macchina, tu sai solo quelli palesi. Il rischio avvio inatteso, che è l'incubo di tutti noi. Cos'è il rischio avvio inatteso? Il rischio avvio inatteso è che io sto pulendo un rullo e il rullo mi parte da solo. Io sono dentro un recipiente che mischia a fare qualcosa e l'albero motore con i coltelli si mette a muovere da solo.
sono vicino a un avvolgitore che sta mettendo le grinze, le bandierine sull'avvolgitore e questo parte. L'avvinatteso è una cosa che tu non ti aspetti e ti fa del male. E spesso ti tira dentro. Quella cosa lì è difficile valutarla senza il costruttore, perché lui sa tutto quello che ha pensato, tu sai quello che c'è scritto sul manuale, quello che vedi. E sul manuale c'è scritto, io passo il manuale, la macchina, comando manuale, la macchina va da solo, però magari quel comando in manuale non passa attraverso un modulo di sicurezza rispetto a un SSL, che vuol dire un software sicuro. Magari l'hanno fatto e basta. E tu non lo vedi, non lo sai. Quindi quando fai delle modifiche, la cosa più intelligente è questa cosa genera sia un rischio diverso, ho cambiato il modo di fare il setup, gli attrezzaggi, eccetera. Questo cambiare il modo può generare rischi nuovi e coinvolgo il costruttore. Ovviamente sono i costruttori in grado di rispondere a queste domande e gli altri che non sono in grado. Questo dipende da chi hai comprato la macchina. Fatto questo, riesci a comprendere se hai perso il C o no. Fatto questo, devi guardare la sostanza delle cose. Se nessuno si fa male, nessuno verrà a romperti mai le scatole. Perché non sono cose che uno possa controllare da fuori. Di solito è facile controllare dopo che non si è fatto male. Quindi, col senno di poi, sono tutti bravi. Prima è un altro sport. Quindi il CIE nasce da questa cosa qui e dovrò integrare il manuale. Perché il manuale, dopo la modifica, non sarà più perfetto. Dovrò integrare dicendo... Il setup non si fa più seguendo questa strada, ma si fa seguendo quest'altra. Fatto il manuale, dovrò fare un addestramento. E per fortuna, o per favore, fatelo formalizzato. Dopo sentirete Massimo Marini, che parlerà del suo software Qualiware, e lui questo addestramento con un iPad lo verbalizza. Perché a me serve verbalizzato? Perché poi in un processo penale tutti dicono non mi ricordo, non c'ero, quella cosa non me l'hanno detta. Se invece c'è un pezzo di carta che dice no, lui ha seguito questo programma che nell'elenco puntato e ha firmato che c'era avuto questo attestato, carta canta, dicendo la verità, non sto dicendo di inventare cose diverse. Quindi riavvolgendo modifico la macchina o aggiungo una macchina. Ho aggiunto rischi? Sì, no. Chiedo al costruttore se secondo lui ho aggiunto rischi sì o no. Faccio una relazione in cui motivo che rischi ho aggiunto se non li ho aggiunti. Sistema i rischi, cioè li rendo accettabili, gestibili. Sistema il manuale, cioè integro nel manuale le modifiche fatte in modo tale che io possa poi avere una documentazione da mostrare e dire cosa ho insegnato ai miei operai. E adesso gli operai sulle modifiche, dicendo adesso non fai più schiacciando il pulsante e la macchina va, magari devi andare a uomo presente, perché tu hai portelli elusi, aperti, fai andare qualcosa più piano e fai l'attrezzaggio, ma non lo fai così, lo fai ad azione trattenuta, tenendo schiacciato un pulsante. Adesso 1, 2, 5 la direttiva macchine. Ma questo mica glielo devi dire a voce, questo glielo spieghi a voce, dandogli un materiale informativo, facendogli firmare che ha capito cosa gli hai spiegato. Se no, questo se si fa male un dopodomani, diciamo, io non c'ero, non mi ricordo, colpa di un datore di lavoro che neanche c'era durante questa cosa, perché magari è una multinazionale che lui ha fare altro. Scusate, io difendo sempre i datori di lavoro, perché a difendere gli operai ci pensa lo Stato. Io sono un perito e faccio la difesa, giusto per essere chiari. Non è che sono contento che la gente si faccia male, ma pago le bollette così. Ho due figlie femmine, 2 anni e mezzo, e mi tocca. Una povera ragazza che è morta nell'orditorio settimana scorsa, mi dispiace tantissimo, il mio ruolo sarebbe difendere la datrice di lavoro e spiegare tutte le cose che lei ha fatto per continuare la sicurezza. Poi non so niente di quel caso, ma è per spiegare il modo di pensare. Se prima creiamo gli strumenti, dopo li possiamo usare in ambito difensivo. Se prima ce ne freghiamo perché tutto costa, non vale la pena, dopo abbiamo delle bellissime ventose con cui ci attacchiamo sui vetri e non è sempre facile. Poi c'è un'ultima cosa prima che finisca, sono le 10:56, mancano 4 minuti. Mio papà mi è cresciuto con questa frase: quando il tuo cliente non fa niente, quando il tuo cliente se ne frega e non fa safety first, non fa tutta questa cosa di cui stiamo parlando, regalagli delle candele, quelle rosse. Le accendi sotto un'immaginetta, che può essere Padre Pio, la Madonna, San Giuseppe, e di lì pregare tanto tanto tutte le sere. Perché nelle fabbriche gli infortuni avvengono. C'è chi me ne racconta il mito del zero infortuni. Non è vero.
nelle fabbriche gli infortuni avvengono e avverranno sempre, possono avvenire in grado minore, possiamo riuscire a evitare i mortali, ma Omar Tolle ti schiaccia un dito, tu che inciampi un errore, quello avverrà sempre. E tu da queste cose ti dovrai difendere sempre. Se fai imprese in una fabbrica, un infortunio ogni tanto, piccolo o grande, lo hai avuto. E quello di cui sto parlando, tu lo conosci. E ci sono tutti i sotterfugi, ma i sotterfugi non pagano. Lavorare bene nel lungo periodo costa meno. Quindi se io faccio le cose fatte bene, gli operai sono orgogliosi di lavorare da me. Gli operai raccontano che da me si fanno le cose fatte bene e vedono la differenza tra me e gli altri. E succede questa cosa miracolosa che anche i clienti cambiano. E i clienti più seri ti pagano di più perché tu sei affidabile, tu gli garantisci la produzione e gli rispetti i requisiti di filiera. Tu per entrare in certe vendor list devi avere l'ISO 45.000, l'ISO 14.000, la IATF, l'NK, un sacco di certificazioni con nomi incredibili. Ma perché servono? Per garantire che tu sei una persona seria, che hai il margine per fare le cose fatte bene. Perché la sicurezza senza margine non la fai. Se tu sei uno di quelli che fa il massimo ribasso, la sicurezza sicuramente la tagli. Non ce la fai a spendere quei soldi lì. Tu devi spendere X per il prodotto e devi avere un Y di margine. Se quell'Y non è abbastanza grande, uno come me non lo compri. Uno come, faccio un esempio, Fabio Bergamin per l'automozione, non lo compri. Un buon penalista come Rinaldo Sandri non lo compri. Per fare degli esempi pratici, una 2-3-1 non la fai. Se lavori bene, la gente lo sa e ti sceglie. E sono i migliori che scelgono i migliori. Quando fai il prezzo più basso, di solito non è i clienti migliori della filiera. Scusate, mi è partito il pippone, è così. Io credo di poter rispondere alle domande se Isaac torna, perché manca un minuto e poi... Isaac... Torna, tornato. Ecco. Va bene, grazie Claudio per essere rimasto dentro i tempi, insomma, per essere riuscito a fare anche di più di quello che era previsto nelle domande che avevamo appunto indicato. Allora, ci sono altre domande, al momento ce n'è una sola, quindi faccio presente a chi vuole fare una domanda a Claudio, può utilizzare la chat di Zoom per poter scrivere la propria domanda, perché qui è disponibile, abbiamo 10 minuti, quasi un quarto d'ora per poter fare a Claudio qualsiasi domanda vogliate sull'argomento, ma non solo, se c'è qualcosa che è leggermente off topic non è un problema. Allora, Federica chiede, mi è stato chiesto da un cliente di scrivere a piedi pagina che il manuale è stato da me redatto. Posso fare questo? Quali responsabilità mi porto addosso? Il cliente in questo modo pensa di scaricare il cetriolo a me? Al momento non ho dato risposta a questa richiesta. Ok. Grazie allora, Claudio, per un'eventuale risposta. Allora, la risposta la facciamo adesso. Ciao Federica. Allora, prima risposta, se uno scrive che tu hai scritto il manuale, non c'è niente di problema, perché tanto c'è la fattura che dice che hai scritto tu il manuale. Quindi redatto da Federica non vedo una grossa responsabilità aggiuntiva. Il datore di lavoro ha responsabilità dei consulenti che sceglie, e quella non se la toglie, si chiama colpa in eligendo. Io rispondo di quelli che scelgo, è molto famosa per gli RSVP che non hanno i titoli, per intenderci. Quindi cosa succede? Io, se vendo una macchina, devo allegare un manuale. Il manuale deve rispondere alle direttive applicabili a quella macchina. Se facciamo solo una macchina, per semplicità, l'RS174 della direttiva macchina ti dice cosa deve contenere il manuale. E sono quelli gli obblighi di legge. Tu fai quello per cui sei stata messa in grado, perché tu non hai tutte le informazioni sulle rotture danno. Tu fai il manuale in base alle informazioni che ti danno. Tu non puoi fare una descrizione d'uso così completa se non ti danno le informazioni a chi la vendono, dove la vendono, come la usano. Tu non puoi fare l'elenco dei dispositivi perfetto se non te lo dicono. Tu non puoi fare il piano di manutenzione se non ti dicono ogni quante ore bisogna cambiare i cuscinetti. Tu scrivi quello che ti dicono. Tu rispondi di quello che delle informazioni che ti hanno messo a disposizione. Quindi il tuo bel datore di lavoro non ti passa nessun cetriolo.
tu per proteggerti dici bene, ho fatto il manuale X con le informazioni A, B, C, D, E, perché mi hanno dato queste informazioni via mail sul posto, non mi hanno dato le altre. Quindi se poi il manuale viene contestato, tu rispondi solo di quello che hai fatto con le risorse che hai a disposizione. Le domande per fare il manuale gliele mandi via mail e basta che segui l'elenco puntato della direttiva macchine. Tanto è molto formale, tu sicuramente ce l'hai un template, perché tutti ce l'abbiamo un template del manuale fatto bene. Poi quel template va riempito, ma non lo sai tu come si riempie, lo sa il costruttore come si riempie, perché non c'è nessuno meglio dell'ufficio tecnico dell'officina o dell'utilizzatore che sa usare la macchina, che può completare il manuale. Tu al massimo li puoi intervistare. Quindi, riavvolgendo, ogni consulente, me compreso, risponde delle risorse, informazioni di cui è stato messo in grado. Se poi è stato negligente, bisogna dimostrare che lui sapeva le cose e se ne è fregato, e quella è negligenza. Ma anche se non mettono il tuo nome, ti tirano dentro, perché c'è la fattura. Tu sei stata pagata per fare quell'incarico, quella specifica commessa, quindi non vedo che ti cambi la sostanza. Gira un po' il tuo nome, gira tra i costruttori, non la vedo una cosa brutta, anzi. Non è... mi sembra una cosa assolutamente positiva. Io ce lo metterei il nome, detta qui in questa sessione privata tra me e te. Ottimo. Federica dice grazie mille Claudio, quindi ho apprezzato la tua risposta. Abbiamo Dario Marino invece che vuole sapere. Ciao Claudio, se unisco più macchine tutte singolarmente marcate CE ed aggiungo dei nastri di trasporto intermedi, non avrò quindi certificazione CE della linea, ma solo quella delle macchine singole. Chi può, se si può, certificare la linea per intero? Allora, secondo me si può solo se tu crei una linea, cioè fai un unico quadro con cui colleghi tutte le macchine. Se solo le macchine una a fianco all'altra, non sono una linea, sono macchine una a fianco all'altra, perché in sincronia si passano i prodotti. Quindi tu devi capire perché vuoi certificare CE per intero. Ogni tanto c'è la fregatura che i nastrini te li vendono come quasi macchine. Se hai una dichiarazione di incorporazione ti hanno fregato. Perché se hai una dichiarazione di incorporazione c'è il divieto di uso senza che questa macchina venga incorporata in un insieme. Ma se hai tutte certificazioni di conformità CE come macchine e sono una a fianco all'altra, ognuno ha il suo quadretto, ognuno ha il suo sistema di comando, hai solo dei rileva pezzo che coordinano il passaggio dei pezzi, però se quella dopo non ricevi, i pezzi si accumulano tutti, quella non è una linea. Quella fai una valutazione del rischio inferenziale tra le macchine secondo l'81-2008, come devi fare, articolo 17, non mi ricordo, mi sembra comma C, e basta, non fai la marcatura CD insieme, fai l'utilizzatore che usa tante macchine vicine e lui nella sua organizzazione, nel suo layout, le ha messe così. Se vuoi fare certificazione dell'insieme, devi creare una linea. Quindi un quadro unico che coordina le sicurezze della linea, che coordina i tempi di spostamento dei pezzi, con un unico pulsante di avvio per tutta la linea, possibilmente un'unica emergenza per tutta la linea, o che ci sia una valutazione del rischio di tutta la linea che ti decida cosa fare e dove. Se invece devi farti la passeggiata, quello che cammina tanto e ogni macchina la devi accendere, quella non è una linea. Ho visto delle linee di trafilatura della lamiera, la lamiera che viene bucherellata, dove c'è l'aspo che svolge la lamiera, passa nella pressa, la pressa la buca, poi passa per una cesoia che la taglia a foglio oppure un altro aspo che la riavvolge. E quelle non erano linee, ma quelle dovevano essere linee, perché l'aspo è una quasi macchina e c'è una dichiarazione di incorporazione, quindi è vietato usarla se non è incorporata in una linea. Quel tipo di pressa spesso la vendono come quasi macchina. Perché? Perché quella pressa non ha un caricamento di tipo automatico, se non ha un aspo che gli passa la lamiera, quella non funziona. La cesoia successiva era una macchina, ma da sola non fa. E il fatto che avessero tanti quadri, tante pulsantiere, non la rendeva una linea, ma ciò ti metteva nei guai. Perché tu dovevi creare una linea, tu dovevi creare un'automazione, tu eri mancante. E quello è il difetto tipico di chi lavora alle lamiere. Vi ho fatto un esempio pratico per rispondere alla domanda. Ok, penso di aver risposto.
mi sono dilungato un po'. Infatti Dario dice chiarissimo, perfetto, grazie Claudio. No, Dario, scusa, posso? Posso? C'erano altre domande prima. Era sempre su questo argomento, scusa. Il discorso che io faccio è, nel momento in cui unisco tanti nastrini e ho un rilevatore a livello di produzione, tutto bene, non faccio una linea, ma nel momento in cui quel rilievo del pezzo che viene fuori può comportarmi un pericolo, perché si accumulano i pezzi e questi pezzi cadendo fanno male a qualcuno, devo costituire la linea, credo. Allora, devi risolvere il rischio di sicuro, quindi questo basico. Poi sul fatto che devi creare una linea o no, non lo so, lo valuterei lì sul posto. Non credo esista una risposta secca, per essere chiaro, perché sicuramente devo risolvere il problema. Probabilmente creo una linea per coordinare l'afflusso dei prodotti, perché magari mi conviene, però non è obbligatorio. Non so come dirlo. Devo valutare il rischio e trovare la soluzione, che può essere che quel singolo nastrino ha un sensore prima, un sensore dopo, quando raggiunge il sensore prima si ferma da solo. Potrebbe bastare, però io questo così a secco ho paura di darvi la risposta sbagliata, perché è troppo grigio, non esiste una risposta, se vi danno una risposta secca, non è vero. Capito? Spero di essere stato chiaro. Però il rischio va tolto, quello è sicuro. E nel manuale va integrato, bisogna spiegare che questa cosa qua, c'è questo pericolo, quindi va, quindi magari se non metto un sensore metto un operaio che ferma la macchina, però vuol dire che c'è un presidio continuo, eccetera eccetera, però è una cosa che bisogna valutare, che cavolo ne so, non so neanche cosa produce quella linea. Ok, grazie. Isaac, l'abbiamo perso. Scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico, ma come ho risposto. Perfetto. Allora, la prossima domanda, Claudio, ne abbiamo ancora un altro paio. È le attività di accoppiamento tra macchine contigue per un funzionamento coordinato implica interventi meccanici, elettrici, eccetera. Tali interventi come dovrebbero essere certificati in merito alla corretta installazione? Allora, prima cosa, chi ti fa l'intervento ti rilascia una dichiarazione di corretta installazione se c'è un manuale o un costruttore che ti ha detto come installarla. Perché se non c'è un manuale o un costruttore che dice come installarla, è corretta installazione rispetto a che cosa? Se sei un elettricista che unisce due macchine, c'è una norma tecnica che si chiama 60204-1 e la rispetti. Quindi fai una dichiarazione e dici io ho rispettato la norma 60204-1 per l'incorporamento elettrico della macchina, o c'è quella del quadro. Ma se fai delle modifiche meccaniche, elettriche, probabilmente stai creando una linea, perché le stai unendo, cioè non le hai solo avvicinate, stai creando un quadro unico che le coordina, quindi fai una certificazione CE, una valutazione di rischio unica. E qua, da come è fatta la domanda, io farei certificare CE a chi ha fatto l'insieme, che ha messo giù i cavi, ha valutato il rischio, ha progettato come mettono come unire le macchine, che magari è un tecnologo e ha fatto l'analisi di processo dell'automazione. Però, perché non è banale coordinare le macchine, non è una cosa che si fa così, unisco due cavi e va. Bisogna saperlo fare, e chi lo sa fare è abituato a fare anche un quadro che coordina le macchine. Il problema è quando sono dei sensori che attivano e spengono la macchina automatica e sono affiancate, ma le due macchine non hanno dei cavi che si parlano. Anche unire le tensioni diverse tra i quadri delle emergenze non è banale, ogni tanto non si può fare. Cioè non è che si può unire qualsiasi cosa, o meglio, si può fare spendendo di più. Cioè non, perché magari, oppure allungare i cavi, magari devi ricablare tutto, non è così banale, c'è un progetto prima. Quindi se tu prima ti confronti con chi deve fare le modifiche, decidi anche chi certifica CE la nuova linea, perché dalla domanda intuisco che non è solo avvicinarle. Quindi chi te le avvicina, te le unisce, te le integra, fa un quadro unico, ti certifica CE la macchina, ti lascia anche un manuale, targhetta CE, dichiarazione di conformità, manuale di istruzioni. Se conforma la direttiva macchine e le altre direttive applicabili, perché poi ci sono anche la PED, la ATEX che ogni tanto, e la compatibilità elettromagnetica che ogni tanto compaiono. Per fare un discorso un po', o la RED, se c'è il classico telecomandino a distanza, no? Giusto per fare un esempio. Ho cercato di rispondere alla domanda in modo più chiaro possibile. Non so se ho risposto, però.
Non vedo risposta da parte della persona che ha fatto la domanda, però immagino che ti dice grazie, perfetto, quindi Ok. evidentemente è soddisfatto. Ultima domanda, anzi è una doppia domanda, nel senso che viene dalla stessa persona. Come spessissimo accade, si compra in Cina marcatura CE con diversi punti interrogativi, Ok. sono apparenti da un bolling B in Cina Export, possiamo adeguare senza rifare la certificazione ricevuta con il macchinario? Come possiamo risolvere problemi derivati da si compra in Cina marchatura CE? Allora, facciamo un po' di ordine. Non... Possiamo adeguare senza... Sì, perché se Aspetta, infatti la ho domanda capito, non poi ti preoccupare. dice anche questo. Normalmente si deve sistemare le carenze costruttive ed anche le sicurezze. Perché appunto bisogna adeguare senza rifare la certificazione ricevuta con il macchinario. Allora, riavvolgiamo un po'. Non tutto quello che arriva dalla Cina è brutto. Dalla Cina arriva roba buona e roba pessima, dipende da chi compri. Punto 1, quindi qualificazione del fornitore. Quando io compro una linea dalla Cina, c'è stata la moda di importare le linee prima delle mascherine chirurgiche, adesso delle FFP2, che il prezzo prima era 150-200 mila euro, adesso è 80 per intenderci, cioè proprio crollato. Come si fa? Tu ti fai dare il test report dal cinese, che questi test report sono fatti da un laboratorio accreditato al CNAS, che c'è avuto riconoscimento, che ti dice rispetto alla norma 12100, rispetto alla norma 13849, rispetto alla norma 6204-1. Quelle norme ti danno la presunzione di conformità. Il cinese può marcare CE perché è consentito, ti rilascia una dichiarazione di conformità e un manuale di istruzioni non in cinese, ma in una delle lingue della comunità europea. Se la vende in Italia dovrebbe dartelo in italiano o te lo traduci tu. Metti una bella targhetta cinese, cosa ha scritto Yuan Salpifero, per ragione sociale, sede legale, con suo CE, e così la macchina è in regola. Sul manuale ci scrive manuale importato da, e se lo importi tu c'è il tuo nome. Questa è la formalità. Poi ti arriva la macchina in Italia. In dogana la firmano e dicono allo spedizioniere: mi dai la certificazione? E tu gli mandi il test report, la dichiarazione di conformità, il manuale. E la targhetta dovrebbe essere già a posto, una foto della targhetta e passa la dogana. Se sei una persona un po' giusta, la accompagni da una lettera in cui dici: io la macchina non la uso e non la vendo, prima di controllarla in fabbrica. Io col CE non mi fido finché non lo vede, quindi ti eviti un sacco di responsabilità penali così. Nel caso non ti diano la dichiarazione di conformità, ma ti diano la classica SOLA, che è il Certificate of Compliance, quella macchina te la devi marcare CE tu. Quindi questa letterina che accompagna la macchina ti salva da questa fregatura. È una letterina in cui dici: io la macchina la compro per usarla, ma io prima di accenderla la controllo. Ti arriva in fabbrica. E il primo problema che c'è sempre è che tutto è scritto in cinese. Ci sono le frasi con i kanji, che sono gli ideogrammi. Il software è in cinese, la tensione è diversa. Ci sono un sacco di rulli liberi. Tipo sulle mascherine chirurgiche, verso la fine c'erano tre rullettini che erano sempre liberi, che servivano a raddrizzare la mascherina. Il bioburden nelle mascherine chirurgiche non era per niente garantito. Il bioburden è il batterio. Tu dovresti avere un ambiente sanificato che non sporca la mascherina, perché te la metti qua, no? E nella norma delle mascherine 1483 c'era il valore del bioburden. Quindi tutti quelli che facevano mascherine in Italia si inventavano che ogni 8 ore la sanificavano di volta. E poi nei laboratori accreditati mandavano la mascherina bella sanificata a far testare, quindi avevano i test fatti bene, no? Perché poi il mercato è questo qua. Tu devi sistemare tutti i rischi palesi. Poi, se sei una persona brava e intelligente, chiami un elettricista e gli fai fare una verifica sulla norma 6204, cioè che non ti prendi la scossa. Perché l'elettricità non ha odore, non ha colore, non ha sapore, non ti preavverte. Quella ti prende come tua suocera, ti arriva alle spalle e pam, ti tira la coltellata, capito? Non è. Oppure quando è l'amorosa. Presente quando tu esci con un'altra e tua moglie lo viene a sapere e tu non sai neanche come? Amore, non è che esci, ti sei invaghito della collega o della barista e tua moglie lo annusa. Ecco, con l'elettricità questa cosa non succede. L'elettricità non l'annusi, non riesci a prevederla. Quella ti prende d'improvviso e basta. Quindi
Chiama un bravo elettricista e ti fa fare un test. Quindi verifica palese, un test report di controllo sull'elettricità, sistemi i rischi che rimangono, adegui il manuale, addestri la gente. Come importatore puoi marcare CIE. Spero di aver risposto, scusa, mi era partito il... avrei parlato un po'. Sì, sappiamo che siete tutti quanti molto appassionati della vostra materia, quindi ci mancherebbe, però purtroppo abbiamo un programma molto fitto oggi e quindi dobbiamo sottostare a una tempistica. Mario Rossi, comunque ti ringrazio per la tua risposta. Bene, prima di passare all'intervento successivo, vogliamo solo dire che se avete ulteriori domande da fare a Claudio o se volete contattarlo per iniziative lavorative, professionali, potete farlo ai riferimenti che vedete in questa slide. Quindi